Piero De Luca, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati in Molise per incontrare imprenditori e lavoratori dell'area isernina. A Venafro, presso la Palazzina Liberty, l'esponente democratico si è confrontato con i militanti e tutti coloro che hanno preso parte al suo intervento, riguardante, oltre le varie riforme, anche la scelta di Stefano Bonaccini come nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Un incontro per sostenere la campagna congressuale per Stefano Bonaccini, segretario nazionale. Abbiamo l'esigenza di ricostruire e rilanciare il Partito Democratico. Dobbiamo rilanciare sui temi, le battaglie su alcuni temi e contenuti importanti, innanzitutto quello del lavoro. Dobbiamo difendere la dignità, la qualità, la sicurezza del lavoro. Abbiamo ancora oggi oltre 4 milioni di occupati che sono sotto la soglia di povertà. Dobbiamo difendere poi grandi battaglie, portare avanti grandi battaglie sulla scuola e la sanità, che debbano essere pubbliche, universali e gratuite e garantite con livelli di eccellenza per tutti in ogni parte del paese. Ad accogliere il deputato anche il consigliere regionale Micaela Fanelli e il consigliere comunale di Venafro Stefano Buono. De Luca è con Bonaccini, Micaela Fanelli è con Stefano Bonaccini per rifare un PD più pragmatico, più capace di tenere insieme le persone che ragionano sulle cose molto in questo momento sentite. In Molise lo spopolamento, i figli che non lavorano qui, una sanità dalla quale non ci si cura, i trasporti che non arrivano. Ed è per quello che crediamo che questa fase sia estremamente utile per il PD nazionale, ma anche per il Partito Democratico a livello regionale. Troppo spesso non è stato tra le persone e che deve invece recuperare la capacità di rappresentanza dei problemi delle persone, la vocazione maggioritaria per cui era nato. Lo facciamo a ridosso delle elezioni regionali in Molise, in un momento molto cruciale, non è tanto solo il dato o il contesto nazionale.